Signori, ho il piacere di presentare Sandro Serra di Falco, un nome... Seconda Biennale Internazionale d'Arte a Palermo, l'importanza di una manifestazione, di un evento di questo tipo in una città come Palermo. Beh, è un evento che mancava effettivamente, io sono sempre stato legato alla mia città e un po' a quelli che sono i vari aspetti artistici della stessa. Due anni fa abbiamo realizzato il primo sogno, quindi realizzare un grande evento con la partecipazione di tantissimi artisti. Quest'anno siamo riusciti nel bis, quindi di fare una seconda edizione che ad oggi sta dando veramente tante soddisfazioni, un grande record di affluenza, quindi Palermo ha reagito molto bene. Qual è stato il criterio per la scelta e la selezione degli artisti e anche dei premiati ovviamente? Si è cercato il più possibile di non ammettere quelle forme espressive che sono più legate al lobbismo o al dilettantismo, come siamo soliti dire io e Paolo Levi, crediamo molto che in quello che è la tradizione nell'avanguardia, quindi la capacità di esprimersi con un proprio personale cammino esistenziale, una propria capacità tecnica che porta poi indubbiamente a un giudizio che può essere soggettivo sull'opera e quindi non strettamente autorevole. Ciascun critico d'arte ha una sua visione. Noi, per quanto riguarda la Biennale, abbiamo deciso che sia il pubblico a dare un riscontro, quindi un parere. Del 2011 alla Biennale Internazionale d'Arte a Palermo. Cosa porta Vittorio Sgarbi in questa Biennale? Beh, io ho portato il mio sguardo, nel senso che la Biennale di Venezia era un'occasione particolarmente significativa, perché il Padiglione Italia è il padiglione dello Stato italiano, quindi quando fui nominato il Ministero evidentemente intendeva affidarmi il compito di capire com'era l'arte italiana, e io ho cercato di capirla fino in fondo, estendendola fino a ogni limite possibile, quindi con presenze di almeno 4.000 artisti, compresa una sezione a Torino che chiudeva un lungo percorso che aveva toccato tutte le regioni. Un metodo che non è piaciuto alla critica ed è stato poco apprezzato se non dagli artisti, perché era come se io avessi rinunciato a una funzione critica, la quale non è però, come uno pensa il critico debba essere, quella di criticare e ridurre a nulla gli artisti. Gli artisti esprimono, come chi canta, una esigenza di libertà e di espressione che comunque bisogna tener conto che esiste, che può avere diversi livelli, e quindi quello fu un segnale importante vista la importanza della sede. In qualche modo, come per una specie di convincimento o di scambio di principi, Serra di Falco, con diverso metodo, avevano preso contatto con molti artisti sottoponendovi alcuni dipinti, immagini, e naturalmente anche lì era difficile dire questo sì, questo no. Così io ho pensato che loro potessero dare, e naturalmente una selezione c'è anche qui ovviamente, spazio a ogni artista che avesse una qualche dignità o che sperasse di averla. E quindi è venuta fuori questa seconda edizione particolarmente riuscita, in cui ho visto anche dei nomi di artisti che non erano, come dire, dilettanti allo sbaraglio, ma persone che avevano anche un curriculum, che si sono viste chiusa. Comunque Venezia, perché Venezia è chiusa per definizione, perché l'arte contemporanea è in mano a quattro mafiosi reali. La triennale, che non ha più la sua funzione legata all'arte, la quadriennale addirittura chiusa, per cui l'unico sfogo per gli artisti diventa una cosiddetta biennale, perché non è quella di Venezia, ma che ogni due anni a Palermo, in spazi straordinari, consente la possibilità di esporre opere agli artisti, che naturalmente non possono avere ognuno una mia pagina critica o la mia legittimazione assoluta, possono avere però la mia attenzione. Durante la premiazione ha parlato di una Sicilia fucina di artisti. Questo forse è legato al fatto che il Novecento ha molti artisti siciliani che sono simboli dell'Italia, da Pirandello a Guttuso. Poco tempo fa avevo fatto una mostra a Palazzo Sant'Elia proprio sugli artisti di Sicilia, che in questo momento la scuola di Palermo, con Pucci, Bazzan, De Grandi e altri, De Marchi, e la scuola di Scicli,
attiva e riconosciuta da tempo, sono due aree di creatività italiana che hanno sede in Sicilia e sono artisti riconosciuti universalmente.